Noi stiamo eliminando tonnellate di amianti, di rifiuti tossici, noi eravamo i responsabili di questo. D'accordo, ci sono delle responsabilità, ci potevano essere, non lo so, però ve lo dico, non in Fiorino. Questa deve essere una comunità che deve crescere. Se noi cresciamo nell'odio, non andiamo a nessuna parte, noi continueremo ad impoverirci. Ma non tanti a livello finanziario, noi continueremo ad impoverirci a livello morale. Perché in ognuno di noi c'è una persona, c'è una personalità, c'è un cuore che batte. E allora dobbiamo pensare che quella persona non può andare a casa e il cuore gli faccia tanti, faccia così. Ci vuole pure un po' di moderazione, dobbiamo stare pure un po' tranquilli, un pochettino sereni. Io ci soffro a vedere queste cose. Sinceramente, ma io sono il tipo che me l'abbraccio tutto, però poi basta. Un mese, tu sempre questo dire, c'è un porco che c'è, e no. Calmiamoci un pochettino, no? Dalla crescita nostra. E quindi io parlo di questo. E noi cosa abbiamo fatto a proposito del niente? Gli argini, i torrenti, i fossi, da anni non si facevano. Data la località di Imperosse, qualcuno me l'ha detto. Lì il consorzio del Bonifico, che hanno 30 anni che non ci andava, abbiamo pulito i fossi, proprio perché avevo paura che i nostri compaesani della frazione di Corazzo, quando piove, lì sembra la laguna di Venezia. E non è giusto vedere una cosa così. C'è piove e lì c'è la laguna di Venezia. Si cerca di fare qualche cosa. Abbiamo interessato anche la provincia per salvare il Cipollero, quel torrente che ha bloccato tutto. Però ci vogliono soldi, tantissimi soldi. Io non posso farlo. Sto cercando di aggrapparmi un po' di qua, un po' il consorzio di bonifica, un po' la provincia, eccetera. E poi noi abbiamo fatto una lettera anche alla Soacro. Pensate che noi stiamo fermi. Non pensate che la situazione della Soacro non ci piaccia tanto. La situazione della Soacro, io ho fatto un'ordinanza per quanto riguarda lo sversamento di rifiuti in località Bellavista che vanno nelle nostre campagne, vanno nella località Rinacchio. Quello è l'inquinamento. Eppure abbiamo preso serie posizioni su questo. Abbiamo mandato delle lettere per quanto riguarda il depuratore di zona Condoleo, che è male odorante. Abbiamo fatto diverse cose, ci sono tante cose che vanno fatte, e questo non è per la salute dei cittadini. Non siamo noi le persone che stiamo lavorando per la salute dei cittadini, o no? E poi abbiamo avviato il capitolato per quanto riguarda la raccolta differenziata, che se ne parla tanto. Abbiamo il problema dei rifiuti. Noi qua rifiuta scandale, il paese è pulito e ogni di sabato, domenica ci mettiamo con gli operai, con gli altri assessori, cioè, e giriamo dove c'è un casino con Instagram, cerchiamo di recuperarlo, cerchiamo di non farle vedere, perché l'immagine di un paese è brutta. Cioè, appena entri, vedere un frigorifero per la strada è antipatica. Scandale non è così, e dobbiamo migliorare su questo. Perché non possiamo lasciare in magazzino, arriva un momento che lo prendiamo e andiamo a depositarla in un'isola ecologica. Però dobbiamo lavorare così. Eppure stiamo cercando di avviare il capitolato, l'abbiamo avviato proprio stasera, l'ingegnere è andato a portare la stazione appaltante. E quindi si spera che per l'anno nuovo si inizia. Però poi facciamo diversi incontri, sempre in questa sala, per vedere come organizzarci. Perché la raccolta differenziata deve partire bene. E più la facciamo e meno paghiamo, a proposito di tasse, di tari, eccetera. E quindi io, dopo ho fatto questa carrellata, voglio dire qualcosa sulla frazione Corazzo. Intanto nelle scuole stavo dicendo che abbiamo cambiato tutte le caldaie per dare qualcosa di nuovo, più efficace, che non si spenda più soldi. Perché una volta a naftalina se costava tantissimo, oggi col gas si risparmia qualcosa in più. Presso di Corazzo, in tutti i progetti mettiamo il presso di Corazzo, perché vogliamo una scuola decente lì, una scuola migliore. La messa in sicurezza delle strade ne abbiamo fatto già dall'anno scorso, e quest'anno non c'è il fango che c'era l'anno scorso, grazie all'impresa Pavone che ancora vanno a pagare.